Finalmente l'eco bonus 110% è diventato legge. E se sei qui è perché molto probabilmente sei interessato a fare i lavori a costo zero. Ciao e benvenuto. Sono Arcangelo Iannicelli, agente immobiliare e autore del libro bestseller su Amazon Vendere casa in 100 giorni. Allora, andiamo subito a vedere cosa racchiude questo eco bonus 110%. Innanzitutto devi sapere che questo bonus è vincolato ad un miglioramento dell'efficienza energetica della tua abitazione. Allora, io oggi faremo un esempio più semplice, che è quello là della casa singola, magari libera su quattro lati, quindi riusciamo ad immaginare questa casetta col giardino intorno e libera su quattro lati. Come prima cosa, nel momento in cui sei interessato a fare i lavori, ci sarà un tecnico, quindi sceglierai un tecnico di tua fiducia oppure contatterai un tecnico, dove questo tecnico verrà a ispezionare casa tua e effettuerà, quindi ti darà l'attestato di prestazione energetica, dove questo attestato va a indicare l'efficienza energetica della tua abitazione. Le classi vanno dalla A, che è la migliore, alla G, che è la peggiore. Ipotizziamo che la tua casa risulti classe F. Cosa prevede l'ecobonus 110? Che per ottenere questo ecobonus devi avere un miglioramento di almeno due classi. Quindi da classe F, in base ai lavori che tu andrai a fare, deve diventare almeno classe D. Quindi questo tecnico ti farà un progetto attuale di come è oggi l'immobile in base alla classe. Quindi strutturerai i lavori che tu potrai eseguire sulla tua abitazione e grazie a questi lavori andrà a verificare quale sarà il superamento delle classi che ci saranno. Quindi se arriverai a classe D, almeno a classe D, potrai usufruire, quindi avere in detrazione il 110% dei lavori che andrai a effettuare. Ma quali sono poi questi lavori? Allora, ci sono, devi sapere, dei lavori trainanti e dei lavori trainati. Qual è la differenza? I lavori trainanti sono i lavori che partono già dal 110%. I lavori trainati sono quei lavori che ad oggi hanno un bonus inferiore e non al 110%. Un esempio classico, semplice, è quello là degli infissi. Se tu oggi vuoi rifare gli infissi, puoi avere delle agevolazioni dal 50% al 65%. Non è il 110%. Però cosa succede? Se tu fai uno dei lavori trainanti, che può essere l'isolamento termico, e fai anche gli infissi passano dal 50% al 65% al 110%. Quindi verranno trainati dai lavori trainanti. Quindi, quali sono i lavori trainanti? Innanzitutto l'isolamento termico delle pareti verticali, ma anche oblique ed orizzontali. Quindi parliamo anche del tetto, quindi hai la possibilità di rifare, anche di isolare anche il tetto. Allora, le superfici su cui andrai a fare questo isolamento termico deve essere almeno del 25% di tutta la casa. Quindi ipotizziamo che tu fai l'isolamento delle pareti di questa casa singola, che abbiamo fatto l'esempio all'inizio, dovrai, e ipotizziamo che tutte e quattro le facciate siano uguali, dovrai fare almeno il 25%, cioè una facciata completa più un altro pezzo di un'altra facciata. In quel caso avrai appunto questo eco bonus al 110%. Devi sapere che ci sono però delle spese massime che tu puoi sostenere per ogni singolo lavoro, o meglio, tu puoi anche pagare in più, però l'eccedenza la dovrai pagare con soldi dalle tue tasche, perché le agevolazioni, l'eco bonus 110 si ferma fino a un determinato importo. Infatti, per esempio, che abbiamo fatto noi prima per unità immobiliare singola, oppure che riguardano anche le unità immobiliari autonome, cioè faccio un esempio, due ville a spalla, quindi due villette a spalla, una attaccata all'altra, con ognuno all'ingresso autonomo, quello là si intende sempre una casa autonoma, e quindi le case autonome possono avere una cifra massima di spesa per l'isolamento termico di 50.000 euro.
Poi entriamo nel condominio. Nel condominio dobbiamo distinguere, sia per questo lavoro che per altri lavori, il condominio da 2 a 8 unità immobiliari e il condominio oltre le 8 unità immobiliari. Infatti, per quanto riguarda la spesa massima per il condominio da 2 a 8 unità immobiliari, sono di 40.000 euro per ogni singola unità. Quindi ipotizziamo 5 unità immobiliari, si può avere una spesa massima di 200.000 euro. Invece per i condomini oltre 8 unità immobiliari, una spesa massima di 30.000 euro. Un altro lavoro trainante è la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un impianto centralizzato di riscaldamento, raffreddamento, generazione di acqua calda, oppure con la sostituzione con una pompa di calore. La spesa massima per ogni singola unità di condominio è di 20.000 euro, sempre dal condominio da 2 a 8 unità immobiliari. Da oltre 8 unità immobiliari sono di 15.000 euro. Mentre per quanto riguarda le case singole, quindi con ingresso autonomo, non l'appartamento del condominio, magari al piano terra che ha l'ingresso indipendente, quindi fa parte sempre del condominio, ma una casa indipendente, quindi autonoma, tipo pure delle villette a schiera, possono avere, per quanto riguarda la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, fino a un massimo, una spesa massima di 30.000 euro. Questi qua sono le tipologie dei lavori trainanti, perché poi ci stanno i lavori trainati che possono essere la sostituzione degli infissi, quindi vai a sostituire gli infissi con uno dei lavori trainanti, otterrai anche per gli infissi l'agevolazione, l'ecobonus del 110%. Poi l'installazione, ad esempio, che penso che tra qualche anno ci saranno tantissime auto elettriche, e magari anche tu avrai una auto elettrica, approfittarne oggi di installare una colonnina per quanto riguarda la ricarica dei veicoli elettrici, oppure l'impianto fotovoltaico, grazie ai lavori trainanti otterrai un ecobonus del 110% anche sull'impianto fotovoltaico. Un altro lavoro trainante è per quanto riguarda l'incentivo per antisismico, cioè gli interventi che vanno a mettere in sicurezza, secondo i criteri, i rischi antisismici, un edificio, che possono essere quelli là generici oppure quelli là che riducono di almeno 2 classi il rischio antisismico del fabbricato, oppure per quanto riguarda i lavori delle parti comuni dei condomini, di ridurre almeno a 1-2 classi il rischio antisismico. Quindi se tu hai un fabbricato, una casa singola, e fai dei lavori che riducono di 2 classi il rischio antisismico, puoi ottenere il sisma bonus, e anche questo viene agevolato al 110%. Ma logicamente tu ti chiederai: ma come posso usufruire di queste agevolazioni? Io voglio fare i lavori, però non voglio pagare nulla. Allora, ci sono 2 opzioni: o fai lo sconto in fattura, quindi praticamente ti viene dato già un credito, quindi dal tuo fornitore ti viene fatto uno sconto in fattura dell'importo che dei lavori che andrai ad eseguire, oppure una cessione di questo credito. Praticamente l'importo dei lavori che tu andrai a fare verrà consegnato alla società come credito d'imposta, che la società poi di conseguenza si scaricherà. Per quello che so, ad oggi le società non ancora hanno avuto una linea guida da seguire per come poter usufruire, diciamo, di questo credito d'imposta. Quindi probabilmente nelle prossime settimane anche loro sapranno come muoversi perfettamente per usufruire di questo credito d'imposta e quindi automaticamente acquisire un cliente. Logicamente, oltre alle spese massime che tu puoi usufruire, il tuo tecnico, quindi che ti farà questo progetto in base allo stato di fatto e allo stato di realizzo dell'immobile, grazie al superamento di almeno 2 classi
Quindi mi raccomando, questo è fondamentale, perché se superi di una classe l'eco bonus non ti verrà assegnato, quindi tutti i lavori che tu avrai fatto li dovrai pagare tu con soldi tuoi. Il progetto verrà consegnato all'ente, all'Enea, e che loro l'approverà. Devi sapere anche che ogni regione ha stabilito delle quote, delle spese massime che in base ai lavori. Faccio un esempio: la regione Campania ha stabilito che per l'isolamento termico delle facciate c'è una spesa massima di 240 euro al metro quadrato. Quindi il tuo tecnico all'interno del progetto andrà a indicare anche i lavori e i costi per quei lavori, e questi costi non dovranno superare il limite massimo che la regione ha stabilito, perché in quel caso non ti verrà assegnato nessun eco bonus. Perché hanno fatto questo? Per non far gonfiare le fatture. Quindi ipotizziamo che la facciata veniva 20.000 euro, ipotizzo, e comunque hanno stabilito 50.000 euro per arrivare alla spesa massima, ma se la casa è 50 metri quadrati e per fare il cappotto ci vogliono 20.000 euro in base ai metri quadrati, non puoi arrivare a 50.000 euro. Quindi, onde evitare questo gonfiaggio di fatture, hanno stabilito delle quote massime che il tuo tecnico saprà sicuramente, anche perché è uscito il decreto ufficiale anche per ogni singola regione. Queste sono le cose più importanti che devi sapere. Andiamo a spulciare un po' qualche altra informazione magari che ti può servire, anche se racchiude, sembra chissà che cosa, ma l'eco bonus 110, devi ricordarti di questa cosa. Ci sono tre lavori trainanti. Facendo uno di questi tre lavori puoi portarti dietro altri lavori che verranno scontati al 110%. Mi raccomando, la cosa importante e fondamentale che ho già detto all'interno di un altro video di cui ho parlato dell'eco bonus è il tempo. Allora, tutte queste agevolazioni verranno date per i lavori che verranno eseguiti dal 1 luglio del 2020 fino al 31/12 del 2021. Tutti i lavori che verranno eseguiti e pagati successivamente a questa data non verranno conteggiati. Quindi tu, se superi questa data, i lavori poi li dovrai pagare di tasca tua. Quindi è importante anche stabilire le tempistiche con la società che ti farà i lavori. Un'altra cosa importante, quindi te lo ribadisco, il tempo è fondamentale. Un'altra cosa importante è le nuove costruzioni. Non puoi usufruire dell'eco bonus 110 su una casa che non è stata ancora ultimata. Quindi, se fai l'impianto di riscaldamento e lo stai facendo ex novo, perché non esiste, non puoi usufruire dell'eco bonus 110%, in quanto l'eco bonus è per la sostituzione. Se vuoi maggiori informazioni, scrivimi un commento con la domanda e ti risponderò. Ti invito a mettere un like se ti è piaciuto il video e iscriviti al mio canale. Io ti saluto e ti auguro buona vita. Ciao da Arcangelo Anicelli, agente immobiliare e autore del libro Vendere Casa in 100 giorni, bestseller su Amazon, e anche autore della canzone La Soluzione, che trovi su YouTube. Ciao!